Come ogni anno nel centro storico di Ragusa, nel quartiere barocco che è Ragusa Ibla, si celebrano i riti della Settimana Santa. È diciamo un preludio di quella che sarà la Santa Pasqua e di quello che poi andremo a vivere l'ultima domenica di maggio, la prima di giugno, che sarà la festa di San Giorgio, quindi l'esproa della primavera. Per ogni primavera c'è sempre un inverno e questo inverno per noi è la Settimana Santa. I momenti più salienti della Settimana Santa inizieranno fin da domani, già con la celebrazione della benedizione delle palme presso i giardini Iblei. E poi durante la settimana le protagoniste indiscusse dei riti saranno le confraternite, delle quali si possono vedere gli abiti in questa chiesa adibita a museo delle confraternite stesse. Ogni confraternita porterà il proprio simulacro al Duomo di San Giorgio per l'adorazione del solenne quarantore, che è l'adorazione eucaristica. Il tutto culminerà con il Venerdì Santo, l'ora del silenzio, l'ora del dolore in cui il Cristo morto giace sul letto e la Madre addolorata lo segue. Ed è davvero peculiare e particolare che nel quartiere barocco di Ragusa si inerpicano queste statue attraverso luci, semiluci, vicoletti, con gli odori che fuoriescono dalle case che già sanno di Pasqua. È una tradizione che si protrae, non ha mai avuto un periodo di buio. Recentemente, negli ultimi anni, un gruppo di giovani, che appunto siamo noi, cerchiamo di aiutare di più le confraternite e cerchiamo di far crescere, come nel tempo è cresciuta anche la festa di San Giorgio, far crescere questa Settimana Santa, perché i nostri padri si sono impegnati e hanno avuto fede per portarla avanti, cosa che noi ci auspichiamo e speriamo di fare. Buona Pasqua. Io oggi ho parlato di una confraternita che è scomparsa, della confraternita di San Teodoro, che è venuta nella città di Ragusa molto probabilmente intorno al 1300. I santi che l'esercito bizantino, soprattutto il generale bizantino, hanno venerato di più sono stati tre: Teodoro, Ippolito e San Giorgio, tutti e tre martirizzati. La confraternita di San Teodoro a Ragusa, la cui chiesa era all'interno dei giardini pubblici dove oggi c'è la collinetta, aveva una statua bellissima che era questa, Rosignuolo Cippediello, che praticamente è il primo ecceomo che esiste a Ragusa perché è una statua tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, di particolare bellezza. Bene. Questa statua è passata dalla confraternita di San Teodoro, quando la chiesa di San Teodoro scomparve, fu portata nella chiesa di Sant'Agostino, quando la chiesa di Sant'Agostino scomparve, anche questa fu portata nella chiesa di Sant'Agnese, ex l'antica San Giovanni Battista, e da là trasferita attualmente nel Duomo di San Giorgio, dove si trova nell'altare del Crocifisso. E secondo quello che hanno detto a me, è una delle più belle statue che rappresentano un momento della passione nella città di Ragusa.